Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Sono usciti finalmente i tozzi di Premier League. Dunque, oggi e domani mi porto l'analisi. Infatti ho deciso di dividere in due il video. Quindi andiamo ad analizzare adesso centrocampisti ed attaccanti, ovviamente anche gli esterni, e domani andiamo a vedere difensori e portieri. Partiamo subito con una grande sorpresa, Kevin De Bruyne, non tanto per il giocatore ma per l'overall. Difatti questa carta qui è addirittura più forte del Toti. Per quanto riguarda il prezzo, abbiamo 3,6 milioni su Xbox, 4,3 milioni su PS4 per una carta che sicuramente è una di quelle iper definitive e, andando a giudicare dalle statistiche, sembra essere veramente qualcosa di incredibile. Vediamo 4 di skill, 5 di piede debole, 1,81 m x 70 kg, quindi un body type non di quelli troppo ingombranti. Per quanto riguarda la velocità, abbiamo un buon upgrade rispetto al Toti. Abbiamo addirittura un più 4 in entrambe le statistiche. Per quanto riguarda le statistiche di tiro, abbiamo addirittura 99 di potenza tiro, 92 di finalizzazione, 99 di long shot, cosa che rende questo De Bruyne ovviamente molto versatile e pericoloso anche quando magari arriva a poter finalizzare l'azione. Per quanto riguarda il boost, abbiamo però un boost che risulta essere molto molto lieve rispetto al Toti, come potete vedere qui a schermo. Per quanto riguarda le statistiche di passaggio, anche qui, che gli volete dire a sto De Bruyne? C'ha praticamente tutti 99, sembra veramente la macchina perfetta da assist, e anche in questo caso però vediamo che rispetto al Toti non è cambiato assolutamente nulla, proprio in questo caso, neanche un attributo. Per quanto riguarda il dribbling, anche qui abbiamo 87 di agilità, 85 di balance, 99 reaction. Questo dovrebbe comunque consentire a De Bruyne di essere abbastanza agile quando andate a scivolare con l'L2 in mezzo al campo, soprattutto se decidete di utilizzarlo in posizione di CDC o anche di CC. E rispetto al Toti abbiamo un upgrade di 1 in agilità, 2 di equilibrio e 2 di dribbling, che a mio modesto parere non è che facciano così tanto la differenza. Dove abbiamo le migliorie appunto maggiori è proprio nella difesa. Difatti abbiamo 90 di intercetto, 99 di mentalità difensiva, 81 precisione testa e 85 di tackle in piedi, che possiamo andare a vedere significano un più 8 praticamente in tutto rispetto al Toti. Per quanto riguarda invece statistiche di fisico, anche qui top, e rispetto al Toti però poco cambia. Quindi il giudizio che io do di questo De Bruyne è che sicuramente, insomma, non è che scopriamo l'acqua calda, è una carta pazzesca. Sicuramente il boost in fase difensiva può farsi sentire ed essere determinante, ma non so se tale da andare a giustificare addirittura quasi 2 milioni di differenza su PS4 e 1 milione e mezzo di differenza su Xbox dal Toti. Ovviamente, raga, come al solito, per queste carte che all'apparenza sembrano tutte quante pazzesche, dobbiamo semplicemente affidarci a un test. Capisco bene che costa tanto e ci si può perdere crediti, ma purtroppo valutare così, lo sapete, guardando semplicemente numeri alla mano non è mai semplice. Detto ciò, andiamo avanti con uno dei miei giocatori preferiti di questo Tots Premier League, ovvero il Kun Agüero, che costa 2,3 milioni su Xbox, 2,6 su PS4, 4,4, 1,73 m x 70 kg, quindi brevilineo, con un body type abbastanza snello, veramente veramente ultra veloce. Poi per quanto riguarda statistiche di tiro, che gli volete dire? 99 di finalizzazione, 95 potenza tiro, 99 di posizionamento. Per quanto riguarda statistiche di passaggio, abbiamo un 95 di corto e un 73 di lungo, che non è, come sapete, un problema per gli attaccanti, mentre il 95 di corto è veramente tanta roba. 93 di agilità, 99 di balance e 99 di reaction, unito anche a 99 di controllo palla, 98 dribbling e 99 composure, il che significa un boost rispetto ad esempio al pot di 6 punti in agilità, 4 di equilibrio e 3 di reaction, rendono sicuramente questo Agüero sulla carta
abbastanza agile palla al piedi. Poi il fatto che Agüero risulti essere sempre, nonostante il boost di statistica, abbastanza pesante in game, questo, come ho detto anche per De Bruyne, va effettivamente testato, magari anche in un draft, per renderci conto dell'effettivo miglioramento che questa carta può aver avuto o meno. Poi vabbè, insomma, statistiche di difesa non ci importano, jumping 97, stamina 95, forza 89, tanta roba, e 78 di aggressività. Sto Agüero sicuramente quindi è uno di quelli che secondo me va provati ed uno dei più validi. Andiamo avanti e arriviamo a un altro terrore dei sette mari, ossia Son, 1.700.000 su Xbox, 2.2 su PS4, sapete, 4.5, 1,83 m per 78 kg e una velocità da fare spavento. Per quanto riguarda statistiche di tiro, abbiamo 95 di finalizzazione e 97 di potenza tiro, il che lo rendono sicuramente letale sotto porta. 97 di passaggio corto e 82 di lungo lo rendono anche in grado di poter fare ruoli di fascia per potersi poi accentrare e servire le punte con facilità. Abbiamo poi 94 di agilità, 83 di equilibrio e 98 di reaction, unito però ad un'altezza un po' così e così, rendono comunque secondo me questo Son adatto a girarsi in maniera rapida su se stesso. Sapete che quest'anno è una prerogativa fondamentale, in particolare rispetto all'IF 90 o anche al Team of the Week Moments 91, vediamo un aumento di 4 in agilità, di 3 in equilibrio, 4 in reaction, 4 in controllo palla. Se già questo 91 comunque era abbastanza agile, secondo me questo qui potrebbe aver avuto un boost ulteriore. Per quanto riguarda la stamina, abbiamo 99, 73 di forza. Beh, insomma, statistiche queste che poco ci interessano. Sicuramente Son è uno dei più validi di questo TOTS di Premier League, e sicuramente io cercherò di provarlo per farvi sapere poi effettivamente se vale la pena andarlo a prendere o meno. Arriviamo a un'altra sorpresa, ovvero Sadio Mané 98. Anche qui carta più forte del Toti, addirittura 4-4, 1,75 per 69 kg, quindi brevilinio, molto molto agile. Io ho usato il Toti e sto continuando ad utilizzare il Toti. 1.900.000 su Xbox, 2.2 quasi 2.3 su PS4, quindi prezzo di differenza rispetto al Toti di 500k praticamente su Xbox e 1.000.000 e no, scusatemi, è di 400k circa su PS4 la differenza. Come potete vedere, le statistiche qui in questo caso, che vanno a variare, piuttosto che andare ad analizzare tutte, qui faccio vedere semplicemente quello che varia. Guardate qui, varia pressoché nulla, in velocità niente. In shots power abbiamo 2 punti in più, quindi di potenza tiro. Per quanto riguarda le statistiche di passaggio, sono migliorie che non ce ne frega proprio perché erano già ottime. Abbiamo 1 in più di equilibrio, 1 in più di controllo palla, 1 in più di freddezza, 1 in più di dribbling. Per quanto riguarda poi forza e aggressività, poco ci interessa. Secondo me, tra il TOTS e il Toti è da preferire rapporto qualità-prezzo tutta la vita il Toti, ma senza proprio pensarci, una differenza di prezzo che secondo me non è giustificata. Se poi questo Mané in game è rotto in maniera incredibile, tanto di cappello, ma secondo me voi portate a casa il Toti e andate 100 volte meglio. Secondo me questo rischia di essere, tra virgolette, un po' una trappola. Andiamo avanti poi e arriviamo a Momo Salah, 1.500.000 su Xbox, 1.550 su PS4, 4 stelle skill, 3 piede debole, problema incredibile questo, 1.75 di altezza per 71 kg, quindi anche lui bassino, brevilinio, snello e sicuramente agile palla al piede. Velocità non siamo neanche qui a commentarla, insomma. Per quanto riguarda finalizzazione abbiamo 99, potenza tiro 90, quindi questo vuol dire che comunque sto Salah in fase offensiva, almeno quando la palla ce l'ha sul suo benedetto sinistro, non se ne fa sfuggire una di occasione, le butta tutte quante dentro. 98 di passaggio corto e 87 di lungo lo rendono perfetto al gioco di fascia, che appunto secondo me è il ruolo ideale per lui. Abbiamo poi 99 di agilità, 95 di balance e 99 di reaction, quindi come vi dicevo, unito poi a ball control 97 e dribbling 97, lo rendono sicuramente ultra agile palla al piede. No, stamina 96, forza 82, che è un ottimo parametro, rendono sto Salah sicuramente un piccolo demoniuccio che
è pronto a farvi del male nelle vostre partite di Weekend League, ma secondo me questo qui, raga, sapete come la penso, 1,5 milioni per una carta, sì, tra virgolette rotta, ma con tre di piede debole io non lo andrei mai, 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 mai a spendere, soprattutto in un gioco come questo dove avere la possibilità di poter finalizzare con entrambi i piedi e di essere imprevedibili risulta una prerogativa fondamentale. Andiamo avanti, arriviamo a Aubameyang che costa 2 milioni e 2 praticamente su entrambe le console, 4-4, 1,87 per 80 kg. E anche qui vediamo un parametro di velocità che si commenta da solo, è sicuramente una scheggia. Finishing 99, potenza tiro 94, quindi in teoria il buon Aubameyang sotto porta non dovrebbe darvi fin troppo problemi. 92 di corto, 76 di lungo, sono ottime statistiche di passaggio per un attaccante, lo sapete ormai. 90 di agilità, 81 di equilibrio e 99 di reaction. Voi direte, cavolo, questo è agile? No, non è agile per niente, perché, raga, dovete sempre contare l'altezza, lo sapete, ve l'ho spiegato mille volte. Questo qui è super alto, quindi sicuramente risulterà un tronco nell'andarsi a girare. Strength 90, forza 90, stamina 94 lo rendono secondo me ideale al gioco di fascia. Questo qui secondo me messo esterno sinistro, esterno destro, COD, COS è proprio perfetto. Certo, secondo me il prezzo è un po' altino perché vi ripeto, per fare il gioco da fascia preferisco Manettoti, Maximand, Footbird, eccetera, eccetera. Quindi secondo me sto Aubameyang può rimanere tranquillamente dove sta, visto che nel suo ruolo, tra virgolette, ideale. Tiene dei competitors che sono accessibili a prezzi inferiori. Un'altra carta super interessante è Stomarez perché costa 1,80 milioni e 1,2 milioni e secondo me è veramente veramente interessante perché ha 5 di skill e 4 di piede debole, 1,79 per 67 kg, quindi un body type lean, snello. E questo che cosa gli permette di fare? Gli permette di essere super rapido grazie alla sua velocità impressionante, ma anche super agile, 99 di agilità e 80, 94 di balance e 83 di reaction sicuramente gli permettono di essere appunto molto sgusciante. Questo qui, oltre a essere secondo me adatto al gioco da fascia, potrebbe anche essere azzardato come COC e persino come punta se questi tre parametri dovessero effettivamente rivelarsi appunto validi per quello che sono, insomma. Abbiamo poi anche 95 di potenza tiro e 92 di finalizzazioni, per questo vi dico che potrebbe essere utilizzato anche da punta. Per i passaggi abbiamo addirittura 93 di corto e 90 di lungo, quindi sicuramente perfetto anche in fase di assistenza. E il prezzo è anche un prezzo secondo me ragionevole per la posizione che occupa, visto che appunto di esterni destri, soprattutto in Premier, ce ne sono pochi, c'è cioè Maximand, Footbird e adesso è arrivato lui, secondo me. Andiamo avanti, troviamo Rashford che costa 900k praticamente su entrambe le console e anche qui, raga, già appare il primo problema, ossia 3 di piede debole, 5 di skill le possiamo ovviamente accettare, 1,86 per 70 kg, quindi un body type che vedete in questo caso alto e average, quindi alto e snello. Ma questo Rashford io ho avuto, tra virgolette, il piacere di provare il Footbird e vi ribadisco che risulta essere molto pesante, non si gira, nonostante qui vedete 96 di agilità, 84 di balance e 90 di reaction, io onestamente non andrei a fare un investimento del genere, anche perché appunto con poco in più, ovvero con 500k in più, sul ruolo di esterno sinistro, vi andate a prendere, come vi ho detto in precedenza, il buon Manettoti, nonostante le statistiche qui sembrano tutte quante messe al posto giusto perché è super veloce, ha potenza tiro e finalizzazione, ha un ottimo passaggio corto, meno il lungo che potrebbe essere più un problema nel caso di un esterno, stamina 99, forza 86, aggressività 84, sono tutte quante statistiche on point, ma se ragiono in un'ottica di paragone con quelli che sono gli altri giocatori, secondo me si può andare tranquillamente a bypassare il buon Marcus. Arriviamo a un'altra carta che secondo me risulta essere molto molto valida, ovvero il buon Richarlison, 1,5 milioni su Xbox, 1,8 su PS4, 4 di skill, 5 di piede debole, 1,81 m per 70 kg, anche qui un body type di quelli giusti. Statistiche di velocità al posto giusto, potenza tiro 99 e finalizzazione 97 sicuramente lo rendono appunto infallibile sotto porta anche grazie al 5 piede debole. Passaggio corto 93, ottimo e lungo, non ci importa più di tanto visto che siamo in presenza comunque di un giocatore che
io onestamente utilizzerei da punta. 90 di agilità, 83 di equilibrio e 91 di reaction, appunto, lo rendono secondo me sufficientemente agile. Peccato per l'83 di equilibrio. Abbiamo poi tutte le statistiche del fisico perfette, abbiamo addirittura 88 di forza, 94 di aggressività e 91 di stamina. Questo qui secondo me si candida a essere uno di quelli più interessanti nel panorama di questi tots di Premier. Arriviamo a Jamie Vardy, che onestamente, raga, sarò abbastanza rapido, perché questa carta qui costa addirittura 1 milione praticamente su entrambe le console, ha 3 di skill e 4 di piede debole, è 1,79 per 74 kg. Sto Vardy, raga, io ho avuto modo di provare tutte le altre sue versioni praticamente, è un tronco di quelli veramente pazzeschi, ma veramente pazzeschi. E questi parametri di agilità secondo me saranno super fake, e vi andate a prendere con 1 milione una carta che non c'ha né 5 piede debole e addirittura 3 di skill, quando potrete andare a prendere tranquillamente un Lacazette Foot Birthday, un Dalglish o con poco in più, anche se volete rimanere in ambito Premier, un Richarlison. Quindi questo qui per me sicuramente è bocciato. Andiamo avanti, troviamo Adama, il terrore di tutte le nostre weekend league da qui in avanti, perché costa praticamente un cavolo, 500k, ha una velocità senza senso, 4 skill e 3 piede debole, che anche qui risulta essere sì un problema, ma comunque abbiamo un prezzo contenuto, non è eccessivo per una carta del genere. 1,78 per 72 kg con 99 di forza, agilità 92, balance 95, reaction 67, appunto questo a causa della forza non lo rende proprio super agile, ma questo qui va messo in fascia, messo lì a piottare e basta. Questo qua, soprattutto se piccato, può essere un'alternativa come super sub. Onestamente non ci andrei ad investire fin troppi crediti per utilizzarlo titolare, visto che, come vi dicevo in precedenza, lì a destra potete portarvi con poco in più Maximen o lo stesso Marez che è uscito adesso. Passiamo al buon DD, che è una SBC, e questo qui risulta essere secondo me molto valido da CDC, 3 di skill, 4 di piede debole, 1,83 per 74 kg. Questo qui secondo me è un'evoluzione di quel Fernandinho Tots che è uscito settimana scorsa con i Team of the Season della community. Vediamo una velocità sì discreta, niente di eccezionale. Per quanto riguarda le statistiche di difesa sono tutte quante al top, agilità insomma non proprio incredibile, ma secondo me questo qui con L2, visto che ho avuto modo di provare questo qui più volte, riesce a scivolare bene in mezzo al campo per mettersi sulle linee di passaggio. Poi c'è addirittura 94 di aggressività, 82 di forza, 99 stamina, 99 di jumping, insomma tutte statistiche che per quanto riguarda un mediano sono sicuramente lodevoli. Ha anche un ottimo passaggio, quindi secondo me questo qui, soprattutto se sbloccato a prezzi contenuti, andando a inserire magari qualche pick rosso preso alla VL che non vi serve, può essere una buona alternativa nel centrocampo. Abbiamo poi Kovacic, che costa un tubo, praticamente 200k, 4-4, 1,76 per 78 kg, un body type di quelli secco, è abbastanza veloce, il buon Kovacic, statistiche di passaggio veramente top, 98 di corto, 91 di lungo, meno quelle del tiro, perché col 70 di finalizzazione puoi avere tutto che vuoi, ma insomma la porta la vedi poco. Agilità 91, 92 di equilibrio, 83 di reaction lo rendono sicuramente con l'L2 piacevole da andare a manovrare per mettersi sulle linee di passaggio. E questo qui secondo me è una buona alternativa magari a un Kanté base o anche a uno stesso Fernandinho. Secondo me questo qui, visto il prezzo, si può anche andare a provare senza farsi troppi problemi. Abbiamo poi Jordan Henderson, che è 3-3, alto 1,82 per 80 kg, un body type average, quindi diciamo medio, né secco diciamo né troppo spesso, costa 700k praticamente su entrambe le console, ottimo parametro di velocità, ottimi parametri per quanto riguarda il tiro, sia 85 di finalizzazione che 97 di potenza tiro, 90 di long shot eccetera. Questo insomma può fare sia il CDC che la mezzala, visto che arrivato in zona offensiva può anche finalizzare, statistiche di passaggio che sono tutte quante incredibili. 80 di agilità, 81 di equilibrio e 98 di reaction sono la cosa che mi spaventa di più, perché questo qua secondo me risulta essere abbastanza pesante in game, anche con l'L2 non è abbastanza
sgusciante quando lo andate a selezionare per cercare di dar fastidio ai vostri avversari. Nonostante poi comunque abbia statistiche di difesa con 95 di intercettazione, 94 di mentalità difensiva, eccetera, eccetera, tutte quante al top, il tutto condito da un 96 di aggressività, che è un parametro top, 86 di forza, nonché 99 stamina e 90 jumping. Per il prezzo, secondo me, anche sto Henderson può essere provato, sicuramente a sto punto del gioco sarà meglio di un Blank Baby. Può anche essere meglio di un Firmino Scream, quindi secondo me questo qui un tentativo glielo si può dare. Abbiamo poi Raul Jimenez, che vi dirò molto rapidamente come la penso su queste carte. Nonostante abbia 3 di skill, 4 piede debole, discorso un po' alla Vardy, è anche alto 1,88 m, 81 di altezza e ha 59 di equilibrio. Quindi vuol dire che questo qua, praticamente voi muovete la levetta, si gira il giorno dopo. E il discorso però è un altro, è una carta che è gratuita, quindi essendo gratuita, sì, c'è la noia degli obiettivi che dovete andare a sbloccare, però fondamentalmente io le carte gratuite, seppure magari un domani le buttate in un'altra SBC, vi consiglio sempre di farle. Quindi, se non vi, insomma, porta via troppa noia, fatevelo, tenetevelo, magari lo provate pure, magari scoprite che ne ha hidden gem e ne uscite tutti quanti più felici. Quindi, per quanto riguarda questa prima parte su centrocampisti e attaccanti, direi che è tutto. Abbiamo analizzato nel dettaglio, insomma, queste carte. Ce ne sono alcune molto interessanti, altri meno. Fatemi sapere se ne avete già provata qualcuna. Io vi saluto, vi do appuntamento domani con difensori e portiere. E nulla, ragazzi, ci vediamo in live su Twitch ogni giorno dalle 12 alle 16. Un saluto, peace.